una decina di giorni ci trasferiamo su zona Sicilia perché la zona hanno deciso di abbandonarla è morta, la zona è morta. Commerciale con altrettanti servizi, posta, scuole, giardini, c'era di tutto. Invece non c'è niente. Non c'è niente. Abbiamo soltanto l'operatore ecologico che ci dà la possibilità di stare un pochettino puliti. Dopo l'attentato è venuto qualcuno dell'amministrazione a capire quello che è successo? No, io ho fatto al signor De Caro, ho fatto una lettera tramite WhatsApp suo privato. Mi ha risposto lo staff dicendo che stiamo provvedendo il da farsi. Voi ancora resistete? Resistiamo, resistiamo, ma chissà per quanto, visto che le strade che ci avevano promesso devono ancora incominciare, le scuole qui, il cantiere, cioè si rifugiano oltre ai profughi anche bambini, che è rischioso. Lì hanno costruito un campetto dove veramente tanti bimbi, tanti ragazzi scavalcano per andarci a giocare, rischiando la vita. La sensazione di abbandono e desolazione è evidente percorrendo le strade interne del nuovo San Paolo e per uscire abbiamo un'unica via di fuga. Sono le strade che ci devono aprire, perché qui prima c'era macelleria, c'era di tutto, fruttivendolo, lavanderia, 500 famiglie, ma... Devo dire, un po' le forze dell'ordine sono assenti in questo. Un sistema di videosorveglianza probabilmente aiuterebbe anche come deterrente, probabilmente non avrebbe evitato la sua aggressione, però forse... La videosorveglianza può essere un deterrente, come no, sappiamo benissimo che insomma le aggressioni avvengono nonostante ci siano le videosorveglianze, sicuramente potrebbe essere un deterrente, però abbiamo bisogno di avere strade aperte, maggiore traffico, perché forse questo è il maggiore deterrente. La prima volta che c'è traccia di una sua richiesta per una videosorveglianza qui alla Nuova San Paolo... Era più o meno il 2011. Poi ne sono seguite altre. Abbiamo avuto risposte soltanto dal prefetto due volte, dove non avevano soldi per poter investire ancora qui dietro al nuovo San Paolo, però ahimè la videosorveglianza più vicina qui è a distanza a circa 5 km. Come presidente del comitato c'è la frustrazione perché comunque è nata come esigenza la candidatura al consiglio del municipio, però purtroppo oggi siamo limitati, non abbiamo la possibilità di operare, sappiamo e mi sto rendendo conto della grossa burocrazia che ci lega e non ci permette di partire per poter dare vita alle nostre iniziative. Questa è una delle aiuole della lottizzazione della nuova San Paolo, sono tante, sono state cedute al comune, ma per un difetto burocratico non sono state mai prese in carico e quindi autotassandosi vengono gestite dai residenti di questi condomini. Ho constatato che dal periodo di maggio fino a fine settembre una famiglia al giorno ha traslocato da questa zona. Il comune ci ha abbandonato, addirittura il sindaco venne il 31 dicembre dell'anno scorso quando si incendiò il supermercato, promesse, non promesse, alla fine sono venuti quel giorno, non si sono fatti più vivi. Qua le strade sono realizzate ma sono chiuse, paghiamo la luce a vuoto, quindi io quanto devo stare qui con un affitto alto? Quanto paga d'affitto? Io pago 820 euro al mese qui dietro di affitto, non riesco più a pagare l'affitto e stare qui.